Ciao a tutti, buongiorno. Sono uscito per fare una passeggiata, quindi non era previsto questo video. Però scendendo verso l'Hudson sulla 45esima ho trovato un playground carino e volevo farvelo vedere. Questo è il playground. L'ingresso è qui sulla 45esima verso ovest. La casina dei bagni. Qua ci sono dei lavori fatti da dei bambini in una scuola della zona. Fontanelle, un tavolo da ping pong. Qui c'è la zona per quelli un po' più grandi, degli attrezzi per fare gli esercizi a corpo libero. E lì c'è una sorta di chest press, una macchina per il petto, infatti chest e back press, ci si siede e si spinge o si tira. Il pavimento sia qui che nella zona che vi farò vedere adesso, dove è una zona dedicata ai bambini un po' più piccoli, è fatto in un materiale gommoso che assorbe le cadute. Qui c'è l'ingresso. Gli adulti non possono entrare se non con i bambini. Io adesso entro per farvelo vedere, poi scappo sperando che non mi trovino. Guardate che figata. Questo è uno dei tanti parchi pubblici nei vari quartieri di New York, una zona con i giochi per l'apprendimento, delle piccole banchine. Qua non so cosa ci sia, ma è probabile che esca dell'acqua quando è la stagione giusta e magari abbia un senso anche questo. Delle palline colorate, un'altra panchina, una sorta di castello, una ruota che gira con i colori, un trenino nel quale si può entrare. Qui qualcuno ha dimenticato uno zainetto, Petra ha dimenticato lo zainetto e un guantino anche. Guardate queste altalene, che figata! Mancano le cinture probabilmente. Ah no, si aggancia questo. Questo va giù e blocca il bambino davanti. Spettacolare. Chissà che qualcuno in Italia non possa prendere esempio. Qua ci sono le altalene classiche. E poi, sempre qui, questo castello bellissimo che fa venire voglia anche a me di arrampicarmi. Le funi, dei passaggi attraverso questi cerchi di plastica, dei gradini instabili sui quali camminare. E qui una scala, prima classica e poi verticale, che sale fino a questo scivolo, a questo tubo, per metà chiuso e per metà aperto. Questo è uno dei playground di New York, niente male. Andiamo via. Ho guardato se ci fosse un indirizzo nello zainetto, ma non c'era niente, c'era solo il nome. E qui adiacente al parco per bambini c'è un piccolo campetto da basket. Ecco qui il campo da basket, è un classico, è un muro sul quale molti giocano a muro, appunto, perché io ricordo che sia a tennis che a calcio
o meglio con la palla a tennis, col pallone a calcio, si giocava contro il muro uno contro uno. In America si usa molto questa cosa con una pallina speciale che si fa rimbalzare colpendola con le mani contro il muro. Ci sono veri e propri tornei, è facilissimo vedere per strada, in questi parchi oppure nei quartieri anche di periferia, questi ragazzi che mettono i guanti e giocano uno contro l'altro con questa pallina nera pesante. Ah, questo gioco che sinceramente non conosco nei dettagli. Adesso io arrivo fino all'Hudson, vi ringrazio per aver visto il video, se vi piace mettete un like e condividetelo. Un abbraccio a tutti da un star da New York, ciao!